Oggi qui a Roma abbiamo combattuto per la verità e per la giustizia, ed è particolarmente significativo che questo sia stato fatto a Roma, perché purtroppo a Roma si vedono gli effetti di quando lo Stato non combatte la criminalità così come dovrebbe, ma piuttosto scende a patti con essa. Il fatto che quel cancro, che una volta era limitato ad alcune regioni del sud, oggi sia entrato in metastasi, e come dimostra quello che è successo con Roma, la mafia che praticamente è arrivata a Roma, questa è vera e propria mafia. Si tratta non più di criminalità spicciola, ma si tratta di criminalità organizzata, e spesso non si distingue dove comincia finisce la mafia e comincia invece lo Stato. E questa è la cosa più triste che può accadere in un paese, quando le istituzioni, le persone cominciano a non potersi più sfidare delle istituzioni. Se le istituzioni vengono a patti con la criminalità e fanno affari con la criminalità, contro tutto questo dobbiamo combattere, e io mi aspetto che soprattutto i giovani riescano a tirare fuori il paese da questo miserando stato in cui è precipitato.